Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vi mostrerò come fare l'effetto palla di fuoco, questo qua. E come vedete è un effetto molto semplice e tutto quello di cui avrete bisogno sarà di un video di una palla di fuoco che troverete nel link qui in descrizione e del programma Adobe After Effects. Bene ragazzi, spero che troverete il tutorial interessante. Per qualsiasi domanda non esitare a chiedere qua sotto. E per il resto, non scordatevi di mettere il like al video e se volete iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che posterò di qui in avanti. E bene, adesso partiamo con questo nuovo tutorial. Ciao a tutti ragazzi. Bene, salve a tutti ragazzi. Eccoci qua. Allora, come prima cosa ho importato il video in After Effects, sia il video appunto di sottofondo che il video della fiamma. Una volta fatto questo ho creato una timeline della stessa lunghezza e dimensione del video di sfondo e adesso importiamo il video della fiamma. Ecco, allora, come prima cosa, come vedete c'è uno sfondo nero e mi tappa quello che è lo sfondo. Per evitare questo, tasto destro, metodo di fusione, aggiungi. È già molto meglio, però notate che c'è qua giù la scritta Destination Film. Ecco, allora, per prima cosa, se voi andate pochi fotogrammi più avanti, eccolo qua, notate che il video sparisce. Quindi noi non dobbiamo fare altro che prendere l'estremità del video della fiamma e tagliarlo fino al punto in cui sparisce. Eccolo qua, a posto. Come vedete adesso partirà senza più la scritta Detonation Film. Allora, una volta fatto questo, posizioniamoci. Intanto togliamo visibilità per un momento al video della fiamma. Posizioniamoci nel punto in cui vogliamo che la fiamma appaia. Eccola qua, per me va bene questo momento. Facciamo coincidere l'inizio del video della fiamma con questo momento qui. Eccolo qua. Riattiviamo la visibilità. Poi premiamo sul video della fiamma, premiamo T da tastiera e attiviamo un fotogramma per l'opacità, premendo sull'orologio. Poi ci spostiamo attraverso questo tasto qua di pochi fotogrammi più là e in modo da attivare, eccolo qua, il video. Quindi mettiamo l'opacità a 100, mettiamo un fotogramma, cancelliamo il fotogramma di prima, attiviamo l'opacità a 0, scusate, poi andiamo avanti e la mettiamo a 100, attiviamo un fotogramma di posizione premendo P da tastiera, e ci spostiamo in avanti, cercando di far seguire alla fiamma la nostra mano. Ok, su. Ecco qua. Ovviamente questo passaggio è un po' lento, però serve per creare un buon effetto. Ok.
Perfetto. Ok. Vedete che adesso chiudo la mano, però la fiamma continua. Allora, cosa devo fare? Dobbiamo posizionarci. Poco prima che chiuda la mano, ritorniamo all'opacità, attiviamo un fotogramma 100%, poi andiamo semplicemente un fotogramma più avanti quando stiamo per chiudere la mano, ecco, e posizioniamo l'opacità a 0. Ecco qua. In modo da avere un effetto del genere. Andiamo all'anteprima. Ecco qua. Perfetto. Come vedete qua giù è leggermente spostata, quindi la spostiamo. Naturalmente poi con l'anteprima vi rendete conto. Perfetto. Ecco qua che avete fatto la vostra fiamma. Ecco, in alcuni casi, a seconda dello sfondo che avete dietro, è probabile che non si faccia così presto, perché la fiamma magari può essere appunto opaco colorata o comunque risultare troppo bianca o troppo chiara. Ecco, in quei casi basterà applicare un effetto correzione colore. Allora. Perfetto. Posizioniamo la fiamma. Effetto. Correzione colore. E si fa curve. Come vedete che al modificare della curva cambio l'intensità. Ora io in questo caso non ne ho bisogno, quindi non farei altro che peggiorare la cosa. Però era comunque per farvelo vedere, poi vabbè, potete agire sulle diverse componenti, rosso, verde, blu, e quindi agendo su questo parametro potete modificare l'intensità della vostra fiamma nel caso in cui appunto ne abbiate bisogno. Ora io cancellerò l'effetto perché a me va benissimo così. Ok, quindi. L'effetto è più o meno questo, poi comunque ragazzi potete fare, potete applicarlo in diversi modi, questo diciamo è il modo più semplice e veloce nel quale si può applicare, perché ci sono anche altri svariati modi per applicare appunto questo effetto. Ora io ho fatto questo video molto velocemente, quindi nel caso in cui, come dicevo anche prima durante l'introduzione, se avete delle domande non esitate a chiedere. Beh, spero di essere stato chiaro. Per esportare il video, perché molti me l'hanno chiesto, quando voi dovete esportare il video, allora dovete andare su composizione, aggiungi a coda di rendering, mettete a questo qua giù, lasciate impostazioni migliori questo parametro. Per quanto riguarda il modello di output, ci premete sopra, senza perdite, e utilizzate H264. Io utilizzo questo formato che mi dà appunto un'altissima risoluzione ed è anche molto veloce, perché molto spesso se a seconda di che formato utilizziamo ci troviamo a dover attendere anche delle ore e poi il computer magari non riesce nemmeno a caricare il video del tutto. Nel caso in cui voi, quindi questo per quanto riguarda il formato del video, nel caso in cui avete inserito anche delle tracce audio o comunque volete che After Effects esporti anche l'audio, basterà attivare questa spunta qui, Audio, e verificare che in questo pannello sia evidenziato stereo. Poi fate OK e
nel pannello appunto output pin, ci premete sopra, ecco, e selezionate la cartella, insomma, dov'è che volete metterlo. Ora io non lo sto a salvare perché comunque ho già una copia e quindi questo l'ho già fatto precedentemente, questo passaggio. Quindi poi vabbè, non dovete fare altro che premere rendering e una volta finito After Effects metterà un suono e insomma il vostro video sarà disponibile per essere caricato su internet o insomma per farne l'uso che volete fare. Quindi per oggi è tutto, spero di esservi stato chiaro e se appunto se avete altre domande o altro, mi raccomando, non esitate a chiedere. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao a tutti ragazzi!